Benvenuti e bentornati, rieccoci qua su Planet Zoo, riprendiamo la nostra piccola avventura. Guardate qua, hanno sfornato il primo cucciolino, questo piccolo elefantino molto caruccio, che è un maschio, un maschietto. Guardate come si abbevera nell'abbeveratoio grande, insieme alla mamma o al padre, non so chi sia questo qua. Fatto sta che rimangono dei rompicoglioni, perché? Perché mi stanno tirando comunque giù la vetrata qua. Sarà che vogliono la loro privacy, come giusto che sia, però non capisco perché, perché bene o male qua stanno bene, non è che hanno problemi particolari, non capisco perché debbano rompere i coglioni. Questo sta tentando il suicidio, speriamo ci riesca, nel senso, speriamo non ci riesca. Fatto sta che rimangono delle creature abbastanza complicate da gestire. Qui sono andato a creare un pochino di più il tema, la zona, diciamo, africana. Qua gli ho messo un pochino di decorazioni per abbellire più questa piazzetta. Guardate qua questo carosello, questa giostra con gli elefantini. Qua c'è un prato con questo albero tipicamente africano. Le statuette, queste qua, che sono veramente spettacolari, secondo me. Poi la casetta. E qui ovviamente ho dovuto mettergli il pannello solare, perché sennò l'elettricità non arrivava, e ho cercato, diciamo, di andarla a coprire leggermente con questa simil capanna, diciamola così. Come potete vedere qua c'è della ferrovia, ragazzi, della ferrovia. Chi cazzo è morto? Bene. E qui, non so, chiamo il veterinario. Mannaggia sti cazzi visitatori che buttano il cibo. Come potete vedere qua ho fatto la stazione ferroviaria, finalmente ci sono riuscito a fare sto benedetto trasporto della minchia. Sono dovuto andare a vedere un attimo come si faceva, perché a parte mettere il binario, quello lì, fare tutto il tragitto, quello non era un problema, ma far arrivare l'entrata e l'uscita, non riuscivo a capire perché bisognava semplicemente mettere l'entrata e l'uscita, bisognava andare tipo qua in stazione, mettere colloca, sposta entrata, colloca, sposta uscita, eccetera eccetera. Quindi sono riuscito a combinare, e se si riesce a vedere, fa tutto, circonda tutto il parco, per quello che abbiamo fatto adesso ovviamente, lo circonnaviga tutto piano piano, fa la fermata qua nel bioma africano, poi si spinge verso l'orso polare, passa qua nel recinto, davanti al recinto delle tigri si ferma, e poi si ferma ovviamente qua, che è diciamo la stazione principale, da dove parte la giostra, da dove c'è l'entrata ovviamente dello zoo, così che si possa magari da un punto o dall'altro arrivare direttamente qua e poi uscire, se magari qualcuno si è spinto nei continenti più remoti dello zoo e voglia ritornare indietro all'uscita senza avere i calli ai talloni. Quindi questo è quanto. Poi vediamo un po' se ho fatto qualcos'altro. Sono andato a mettere un po' di mostre. Qua ho abbellito la stazione ferroviaria. Guardate qua che caruccia, con questi elefantini che danno il benvenuto e l'arrivederci ai visitatori. Qua l'ho abbellito come potevo. Gli ho fatto anche queste piccole mattonelle che mi sembrano carucce. Qua gli ho messo un'abitazione tipica. E qua li sono andato a mettere. Come potete vedere qua, guardate la galleria. Che meraviglia. Che meraviglia sta galleria, mi piace un sacco. La dovrò abbellire con qualcosa, perché sennò non ci passa nessuno. Qui gli ho messo delle mostre che fanno parte sempre del continente africano, infatti sono andato a prenderle apposta. Qua c'è lo scarabeo sacro, il ruzzo alla merda, come si suol dire, niente, semplicemente questo piccolo esserino qua, che a me piace un sacco, anche se come potete vedere si erige su una montagna di merda, però ognuno ha i suoi gusti, ragazzi, ognuno ha i suoi gusti. Poi di fianco gli abbiamo messo un altro coleottero, che questo qua è il coleottero Golia, se non sbaglio, fatemi vedere, sì, scarabeo Golia, vabbè, adesso l'ho chiamato coleottero, ma fatto sta che rimane uno scarabeo, cioè un coleottero a dire il vero, ed è uno dei coleotteri più grossi al mondo, mi sembra, non proprio il primo, perché il primo dovrebbe essere l'Ercole, se non sbaglio, però fatto sta che è parecchio grosso anche colui, quindi ci sta, adesso dovrebbero cicciare fuori anche loro i piccoli pargoletti, così da poterlo abbellire mano a mano. Poi vediamo un po', ho messo altre due mostre, qua gli ho messo un bagnetto, qua ho preparato già i nostri due recinti, i nostri due prossimi recinti che andremo a colonizzare, abbiamo della roba anche quest'oggi abbastanza interessante. Qua sono andato a mettergli la rana Golia,
guardatela, è immensa, cicciosissima. Dov'è? Guardala, guarda come sta spiaggiata così. Che meraviglia, che meraviglia. E poi qua gli ho messo la chiocciola gigante, che anche questa è quanto assurda, sta praticamente su una mano, sta, cioè grande quanto una mano, forse anche di più. Dov'è finita l'altra? Dov'è? Ah, qua che si sta appiccicando alle pareti. Perfetto, perfetto, va bene, va bene. Quindi, queste sono le mostre che sono andato a mettere. Qua gli ho messo, gli ho preparato degli edifici dove andare a mettere poi dei negozietti, perché ovviamente ci vorrà anche del bere, del mangiare e del gadget. Però ho aspettato di inserire all'interno, perché volevo che si popolasse un pochino più di visitatori, sennò poi questi non funzionano, i venditori mi vanno in depressione e poi si gettano nel recinto degli elefanti per sopperire a questa cosa, quindi non vorrei che capitasse questa disgrazia. Quindi aspettiamo che inizi a arrivare un pochino più di gente, già qua verso gli ippopotami sta girovagando sempre più gente, speriamo che vadano verso anche questi due habitat, perché sì, perché ci sta. Qui ovviamente ci sono i nostri cari elefantini, guardate, madonna mia, madonna, madonna mia, che esseri strani, che esseri particolari. Fatto sta che iniziamo col primo, perché dovrebbe essere il più veloce e il più carino anche. Adesso non vedevo l'ora di metterlo questo esemplare, adesso lo faccio arrivare. Signori, non vedevo l'ora di metterli, da quando li ho visti ho detto questi li dobbiamo mettere, se li ho un po' nel magazzino, infatti i poverini saranno invecchiati anche loro. Ui, guardatelo, sbabam ragazzi, un altro varano, varano del Nilo, guardate che meraviglia. Scusate, dopo quelli di asiatici d'acqua dolce, come cazzo si chiamano loro, non mi ricordo più, non potevo non mettere questa meraviglia. Guarda con quali colori, e il prossimo che arriverà sarà di un altro colore che poi andremo a vedere insieme. Però nel frattempo vediamo un pochino di metterli subito a loro agio, vediamo un po', l'erba lunga la togliamo. A lui sì, diciamo che un pochino gli può anche andare bene, ma non troppo, non esageriamo. L'erba corta idem, gli ci vuole un po' di terra. Allora la terra pesante, allora la sabbia, visto che a lui gli aggrada la sabbia, gli andiamo a fare il contorno dell'acqua con la sabbia, almeno che non vada troppo in su, speriamo di no. Vediamo un po' se riusciamo. Ok, sì, riusciamo, al massimo gli diamo un po' con la terra, se è troppo. No, siamo a pelo, siamo ragazzi. Poi, gli serve anche un po' di pietra. Adesso sì, ho esagerato un pochino, forse. No, sì, no, la sabbia questa. Sabbia grossolana, per favore. La sabbia fine, fino a una certa. Vediamo di fargli un po' di pietra, magari andiamo a mettere quella liscia. Vai con la pietra. Ok, e a sto punto vai di terra, l'erba la lasciamo proprio, la lasciamo stare, va là. Ok, perfetto, direi che ci siamo con il terreno, anzi guarda, non mi fa impazzire questa zona qua, magari ridiamogli. Ok, e qua magari... Ah, la pietra gli serve comunque, porca di quella miseria, vabbè. Allarghiamo qua, guarda. Ok, perfetto. Ci siamo. Il rifugio non gli serve? Beh, buono a sapersi, ragazzo mio. Le dotazioni. Allora, aspettiamo un attimo. Cos'è qua? Ricerca completata, vediamo un po'. Dobbiamo completare un po' di ricerche, perché qui, tra animali da mostra e animali che adesso metteremo negli habitat, stiamo rimanendo un pochino indietro. Questo non va bene. Non va affatto bene. Ho iniziato ad aumentare anche... diciamo le stelline per il nostro staff, perché ci serve. Intanto andiamo a ricercare qualcosa per il varano del Nilo. Andiamo qua, mettiamo subito varano del Nilo. Dov'è? Varano del Nilo, voilà. Boom. Oh, beh. Comunque qualcosina qua già abbiamo. Che male non fa. Ok, mettiamo uno qua, ne mettiamo uno qui, così si addivertano insieme. Addirittura anche questo. Ma pensate che storia. Io lo vado a mettere qua, che magari se vogliono tirare qualche graffio.
possono farlo. Alimentari, abbiamo la zucca. Beh, ci sta avvicinando Halloween, ragazzi. Cosa fai? Non gliela metti la zucca? È certo che gliela metti, scusami. Magari qui gli vai a mettere anche il bambù. Perfetto. Poi vediamo un pochino. La ciotola gliela andiamo a mettere sempre grande. Gliela andiamo a mettere qua sulla dura pietra, sulla dura roccia. La panchina, beh. No, è troppo piccolo, dai, l'acqua. Non esageriamo, va bene. Va bene. Magari questa gliela vado a mettere piccola, dai. Lo vado a piazzare qua, perfetto. Poi che altro gli potrebbe servire, i ragazzotti qua? Odore di preda, attenzione. Direi che ci può anche stare così. Perfetto. Le piante, andiamo a vedere un pochino che cosa gli possiamo mettere, qual è il disagio. E niente, ragazzo, andrà a vedere il veterinario e farà ciò per cui è stato pagato. Curare il suddetto animale. Ho sbagliato. Bioma. Allora, abbiamo l'acquatico, giustamente. Prateria. Tropicale. Vai. Allora. Questo cosa sarebbe? Un alberello piccolo. Una marula. Ci potrebbe anche stare. Invece questo... Bello questo. Bello. Mi piace, mi gusta. Ci sta questo, dai. Ne andiamo a mettere due. Com'è che si chiama? Mpungo. Non so se l'ho pronunciato bene, ma... Ok, ci sta, mi piace. Dobbiamo stare attenti alla copertura, perché non ne vuole assai. E quindi bisogna stare attenti. Ah, questo è il papiro egiziano. Beh, giustamente. Non mi ricordo se questa pianta va sulle rive del fiume o meno. Noi le mettiamo sulle rive del fiume, chi se ne frega, vaffanculo. Non mi interessa. Ok, ci sta, guarda. Allora leghiamo direttamente tutto qua, così magari senza che volino le cose, mi raccomando. Perfetto. Mi sembra giusto così, dai. Un pochetto ci sta, un pochetto. L'altro dov'è finito, scusatemi. Non si trova più l'altro, che peccato. Un po' di zostra io l'andrei a piazzare, sinceramente, che è giusto così. Ok, perfetto, direi che ci sta. Guardate che bello. Ah, bello, mi piace. Il verde ci sta, il verde ci potrebbe anche stare. Del genere ci potrebbe anche, guarda, qua proprio nel mezzo, anche se potrebbe sembrare che no, invece sì. Ah, qualcosa del genere. Una rupe dei re ci potrebbe stare, che dite? Magari... Era leggermente così, che gli dà la rampa di lancio per potersi andare a sdraiare qua sul masso. Mi piace come cosa. Magari anche una robetta del genere, giusto perché, dai, ci potrebbe anche stare. Qualche i massi non li mettiamo mai, cosa che secondo me ci potrebbe stare come cosa, dai. Mi piace, mi gusta. Se a lui aggrada tutto ciò, direi che abbiamo fatto bingo. Lei è la femmina, è finita la cucciola. Guardate come se la nuotacchia. Guarda, oh, che bello. Mamma mia, ragazzi, quanto sono belli i rettili. Mamma mia, che meraviglia. Un dinosauro, che meraviglia. Io aspetterei anche l'altro, a dire il vero. Dove è finito questo? Lo sta portando. Ok, arriva. Il capibara ha fame e arriverà un custode, ragazzi. Sono andato ad aggiungere anche qualche personale, perché ci volevo. Ho aggiunto un po' di custodi in più, un po' di veterinari, un po' di meccanici, un po' di anche addetti alla sicurezza, perché sì, perché ci sta. Olè, è arrivato più che altro il maschio, lui. Guardatelo che meraviglia lui. Guarda, che bello. Madonna mia, che meraviglia. Madonna. Bellissimo. Il varano albino. Madonna, che unghione, che ha, ragazzi. Potenti. Potentissime. Madonna. Sembro io quando striscio per casa. Nudo. È perfetto. Bene. Dopo questa... Direi che possiamo darci la pazza gioia con l'altro habitat, perché l'altro habitat potrebbe diventare qualcosina di un pochino più interessante anche, visto che l'animale che andremo a mettere è potente.
Ha fame. E arriverà un custode adesso. Non vi preoccupate. Allora, adesso io li faccio arrivare qua, e poi andiamo insieme a vederli. Eccoci qua, ragazzi. Prossimo animale. Guardate che meraviglia. Anche questo non vedo l'ora di mettere. Ragazzi, il mandrillo. O il babbuino. Guardatelo. Cattivo, mamma mia. Guardate. Noto per il suo buco di culo particolare. Mamma mia. Che meraviglia. Mi viene in mente Tarzan. Lei è la femmina. Walida. Bellissimo. Lui come si chiama? Azizi. Bellissimo. Mi piace Azizi. Ehi. Di là, dall'altra parte. Silenzio, per favore. Allora, prima che diventa buio, fermi tutti. Tanto andiamo a ricercare qua che cosa c'hai sbloccato, mio caro. Oh, abbiamo finito il potamocero rosso. Cosa molto molto gradita. Adesso mettiamo a fare, se lo trovo, il mandrillo. Mandrillone. Eccolo qua. Una che abbia più stelline, sì, lei. Perfetto. Qui benessere basso, lo so, e adesso ci attrezzeremo. Intanto vediamo. Allora, loro serve anche qualcosa per l'arrampicata. Quindi intanto qui togliamo e andiamo a mettere il babirussa è un'altra cosa. Eccoci qua, mazza quanta robetta. Madonna mia, guardate qua quanta roba d'arrampicata. Che spettacolo. Ok, però prima voglio dargli il terreno di cui ha bisogno. Allora, l'erba corta comunque ne ha bisogno, quindi... Allora, andiamo a fare una roba del genere intanto. Magari le possiamo lasciare questa collinetta così verde. Poi vediamo un po', l'erba lunga gliela dobbiamo togliere. La terra gliene serve un po', ok. A fagiola, forma di fagiolo. Sabbia, pietra gliela potremmo anche mettere, però sai che no. Sai che potrebbe starci bene anche così sta roba. Perfetto, quindi il terreno ci siamo, le piante le dobbiamo mettere. Andiamo a mettere subito qualcosa che riguardi l'arrampicatura. Cos'è sta roba? No, un giochino questo. Allora, abbiamo svariate cose da poterli andare a piazzare. Qualcosa di potente. Queste robette sono brutte. Oh, questo sì. Questo mi gusta, questo. Perché vola sto affare? Non va bene che voli così tanto. Ola. Perfetto. Vediamo un po'. Intanto se... Ok, l'arrampicata già ha fatto il suo corso. Vediamo un po'. La copertura. Natura. Andiamo a vedere un pochino. Togliamo tutta sta roba che non ci serve più. Olè. Continente, vabbè, sempre Africa, ovviamente. Biomi. C'è solo quello tropicale, perfetto. Andiamo a vedere un pochino. Albero delle salsicce. Lo mettiamo perché ha dei frutti che assomigliano alle salsicce. Probabilmente sì, vedete? Più che salsicce sembrano salami. Però ragazzi, che fai? Non lo metti l'albero delle salsicce? Io adesso questo io non l'avevo mai visto. Adesso andrò a vedere perché sono curioso. Ma l'albero delle salsicce da dove è uscito? Scusatemi, cioè... La graviola. Si chiama graviola, sì. Graviola è carina, la graviola, dai. Mettendolo un po' qui e un po' là ci potrebbe anche stare. Ci sta. È caruccia la cosa. Questo è il cespuglio. Questi sono quegli alberi giganteschi che secondo me anche no per loro. Banano ci potrebbe anche stare. Allora, qua sarebbe bello mettere qualcosina del genere, qualche liana per rendere il tutto un pochino più gradevole. Magari qui potrebbe stare tipo un manto così all'incirca, che dite? Creiamo un pochino di sottoboscaglia, anche se qui gli alberi non ci sono, però sta, dai. Almeno cambiamo anche un pochino il terreno. No, sempre tutto uguale. Che palle. La mangrovia, la nostra cara mangrovia. Amata mangrovia, direi. Ora gli metto un altro albero che, secondo me, ci può stare. E aiuta anche un pochino. Sì, qua
questo habitat lo farei un pochino più alberato, a dire il vero, perché comunque i babbuini stanno dove c'è un po' di boscaglia e ci potrebbe anche stare, perché sennò solo che la copertura non gli si alza. Perché gli dobbiamo mettere qualcosa del genere, magari? Vediamo un pochino, se magari mettiamo due cespugli. Ok, ci dovremmo essere. Ci potremo essere. Magari poi potrei andare io ad attaccargli qualche magari liana qui, mettendogliela appiccicata. Io faccio così. Faccio così e me la giro. Me la piazzo in questa maniera qua. È un po' troppo lunga quella che ho scelto. Maledizione. Questa sì, questa ci potrebbe stare. Agganciala, ragazzo. Agganciala pure. Sì, sì. Qua con un po' di calma e sangue freddo si potrebbe fare anche tutta questa roba con le liane. E no, in realtà dovresti farmelo tipo così, tipo girato. Ok. Così ci potrebbe stare, sì, anche. Però è bella. Quello che dovremmo farlo un pochino più potente, però... Dai, per il momento ci sta. Comunque, per la copertura ci siamo, a malapena, ma ci siamo. Anche perché le altre non andrei ad aggiungere più di tanto, sinceramente. Non lo so, le rocce magari, beh, qualcosina ci potrebbe anche stare, a dire il vero, così. Un po' in qua, un po' in là... Mi piace, ci sta. Vediamo un pochino, torniamo sul terreno. L'erba corta, se non gli dà fastidio, guarda qua, magari la vado ad aggiungere. Perché tanto l'erba lunga fa sempre male, non ci piace molto l'erba lunga, quindi gliela vado a piazzare così, almeno possono vederle un pochino di più i nostri babbuini qua. Poi ritorniamo nel nostro habitat e andiamo a piazzargli qualcosa di... caratteristico, direi. Piattaforma per alimentazione arborea. Beh, che fai, non gliela metti? Guarda, gliela metti qua, gliela metti. Piattaforme scalabili, abbiamo anche queste cose qua per creargli dei punti di svago. Ok, perché questo non me l'ha messo? No, ho sbagliato, non era questo, era questo che io volevo mettere. Li dobbiamo mettere tutti quanti, scusatemi. Vogliamo fare questo svago o no? Scusate, eh? Possiamo fare anche tipo... qualcosa di più alto, magari? Ma mannaggia la miseria. Più o meno. Potremmo fare... una roba del genere, con una roba del genere. Tipo così. E poi con questi ponticelli... così. Allora, intanto lo posiziono. Questo lo vado a prendere. Porca di quella miseria, esci. M. E lo vado a piazzare qua. Vediamo se... perché? No. Allora. Sì, ci siamo. Un attimo, però. Questo qua è da modificare. Modifica. Allora, te questo me lo devi muovere. No, me lo devi piazzare... meglio, più che altro. È fatica, ragazzi, è fatica. Però se io faccio così, me lo riesci a leggermente far arrivare qua. Ok, guarda, potremmo fare leggermente... no, sbagliato. Leggermente ho detto, cazzo. Leggermente questo, puoi tornare qua e abbassarlo ulteriormente. Il gioco è fatto. La pazienza è tutto nella vita, è tutto. Vedete? Oh, mi piace, carino. Volevo fare una robetta del genere, così possono passare da un giochino all'altro. E sono contenti. Aspetta il mandrillo qua che... allora, intanto faccio andare il tempo così...
C'è qualcosa che non va nella società? Qual è? Ci sono pochi adulti e giovani. Qui la miseria. Quanti ne vuole, minimi? Dobbiamo aggiungere qualcun altro. Comunque, fatemi vedere le dotazioni. Perché le dotazioni non ci sono, scusami? Non le abbiamo messe? Il foraggio glielo mettiamo, ovviamente. Lo mettiamo qua, guarda. Perfetto, qua. È perfetto. Mettiamo i blocchi di pietra. I blocchi di pietra, sì, buonanotte. Se mangiano i blocchi di pietra, si mangiano. Ok, perfetto. Così puoi andare un pochino di più, un pochetto di più. Giochi dell'habitat. Non gliel'ho messo neanche uno. Maledizione, che cattivo. Tamburo. Perché suonano il tamburo adesso le scimmie? Bobina. L'irrigatore. Beh, l'irrigatore ci sta. Ci sta l'irrigatore. Dove posso inserire? Guarda, io lo posso mettere anche qua l'irrigatore, a dire il vero. Questo qua è il giochino con gli specchi. Lo riempiamo di giochi. Si sa che le scimmie sono giocherellose, quindi glielo riempiamo, così almeno si possono divertire come se non ci fossero un domani. Il gruppo sociale è basso, quindi poi noi lo andiamo a mettere a posto per bene. Lo scalabile gliel'abbiamo già fatto e direi che basta e avanza. Qualcosa che sia un riparo a dire il vero bisognerebbe andare qua su costruzioni e andare a costruire qualcosa con il tema Africa. Ed eccoci qua, pronto il rifugio per le nostre scimmiettine. Eccolo qua, l'ho fatto con qualche decorazione, così è venuto un pochino più caruccio, anche se qui non sono riuscito ad andare a mettere bene il tetto, ma chi se ne frega, sinceramente. Guardate qua che belle queste tre faccione che ci scrutano. Quando passano i visitatori vengono giudicati pesantemente. Quindi direi che ci siamo anche con questo habitat qua, perché sì, dovremmo essere a posto. Che cos'è che non gli turba? Il gruppo sociale, ovviamente. Il gruppo sociale. Beh, si potrebbe andare alla ricerca di qualche altro mandrillone da mettere dentro. O mandrillina, perché in teoria dovrebbe essere un solo maschio e tutte le altre femmine. Andiamo a vedere un pochino nella zoopedia cosa ci dice. E qua. Un maschio e 9 femmine al massimo, perfetto, perfetto. Qua chi è che rompe i coglioni? Nessuno, perché è morto, poverino. Ok, ci siamo, mi ero dimenticato che ne avevo qualcun'altra nel magazzino, quindi stanno arrivando anche loro, quindi in teoria dovremmo esserci con la popolazione, non dovrebbero avere più alcun tipo di malessere, diciamo così. Il nutrimento, mio caro, adesso devi aspettare la ricerca, per favore. Qui che cazzo sta succedendo? Animali morti come se non ci fosse un domani. Perfetto. Via, via. Via, via, vai. Vai, 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 Aria. Il babi, ragazzi. Il babi custodi. Cioè, il babi ha fame, ragazzi. Non si può sentire sta cosa. Il babi non può morire di fame. Il babi è abituato a un certo rigore, a un certo tenore di vita, ragazzi. Dobbiamo farglielo continuare questo tenore di vita, su via. Quindi andiamo a posizionare anche per finire lì il ciupa monete qua, perfetto. Lo mettiamo magari qua, anzi qui, guarda, me lo vai a spostare qua per favore. Poi ovviamente devo andare a metterci anche le cose didattiche, perché sì, perché ci vuole. Comunque stiamo calando un pochino in parecchie cose, bisogna stare un pochino attenti per l'andazzo del parco, perché qui non sono contenti, non sono contenti di queste cose, del cibo, della sete, della didattica, strano. Andiamo a posizionare questo per favore, lo mettiamo qua come al solito e lo mettiamo qua anche questo. Sicuramente non ci sarà la corrente, giusto? Io lo sapevo, perché la corrente, maledizione, è un problema. Oh, inizia a popolarsi, ragazzi. Inizia a popolarsi. Guardalo lì, il maschio alfa. Non le foglioline, il maschio. Guardalo. Come si dilette con le donzelle. Come fa vedere le sue spalle larghe. Il suo culo rosa. Attenzione, l'approccio. Vedete, gli fa vedere il culo. Ragazzi, il mandrillo fa così.
È per questo che la natura gli ha dato queste chiappe particolari, questo ano molto rosato e bluastro a tratti. Vado a salutare un po' di gente, scusatemi. Ok, gentaglia salutata, così almeno abbiamo fatto un po' di foglioline, che male non fa. E quindi dobbiamo andare a vedere un pochino di leggere le varie informazioni dei nostri animaletti qua appena inseriti. Guardate, hanno fatto già un figlio? No, per il momento sono ancora in due, giusto? Sì, per il momento sono ancora in due. Allora ragazzi, il cibo disponibile. È affamato. Dov'è il custode? Orso dunque, dov'è il custode che non si occupa degli animali? Ma io vi licenzio. Maledizione, come si fa? Devo fare un piccolo tutorial, diciamo. Adesso ve lo faccio molto brevemente, ma mi avete chiesto di farvi vedere come si crea la cascata. Molto semplice. In 448 voi andate qua, scrivete cascata, vi appaiono queste tre belle cascatine, che sarebbero in pratica queste qua. Una, questa qua più larga e più grossa, questa è piccolina, e questa qua è stretta e lunga. Per i più appassionati, magari smettiamo di allinearla a una superficie, perché non come cazzo me la gira, scusami, ma dovrebbe girare così. Ok, quindi in teoria voi, porca miseria, in base a dove la vogliate mettere, ovviamente andate magari a incastrare da qualche parte, diciamo che potrebbe essere un pochino più bellina se arrivasse da qualche zona montuosa, diciamo. Poi magari potete andare a metterla dove c'è l'acqua, tipo così. Magari si potrebbe fare vedere questa cascata qua a chi entra nella grotta, se si riesce. Ecco, tipo una roba del genere, si va a piazzare. Adesso ovviamente qua c'è tutto il muro che va a ricostruire la cascata, ma se voi andate in natura, andate sulle rocce, vi mettete un attimo di sana pazienza, scegliete le rocce che più vi aggradano, ovviamente quelle più grigie, quelle più chiare, quelle laviche, quelle non laviche, quelle con il muschio, quelle addirittura col ghiaccio, quelle innevate, ce n'è per tutti i gusti, per tutti i sapori. Ecco, tipo qua potrebbe fare anche una robetta del genere, vedete? Andate a piazzarle piano piano qui, poi magari cambiate, vedete voi un pochino come vi aggrada, cercando di fare diciamo la zona un pochino più realistica possibile, vedete, così andate a fare così, poi magari la ruotate, così la zona che viene in vista è diversa da quella di sotto. Poi magari per le zone, diciamo per i lati lunghi, se non volete diventare scemi e andare a mettere pietruzza per pietruzza, con X andate a cambiare la rotazione dell'oggetto. Più premete X, più vi cambia, vedete, potete andarla a muovere sia così che così. Diciamo è una gestione del pezzo un pochino più precisa, ecco, mettiamola così. Quindi potete andare a posizionarlo qui, magari lo fate arrivare qua, fate sparire questo e voilà. Perché si potrebbe fare anche una roba del genere, oppure lo posizionate qua. Ho sbagliato, no, questo me lo devi cancellare. Lo posizionate qua, premete con la X e piano piano andate a posizionarlo come più vi piace. Quindi vedete, più su, più in alto, più profondità. Poi con di nuovo X si possono ruotare. Vediamo un pochino di ruotarlo al meglio. Se mi prendi l'azzurro te ne sarei grato. Perfetto, ritorniamo di qua. Lo avviciniamo, lo facciamo uscire un pochino. Ecco qua, e abbiamo creato una bellissima cascata. Poi ovviamente sta a voi essere più perfezionisti possibile o meno per quanto riguarda il posizionamento delle rocce, poi anche il colore, potete metterle grigie col muschio come ho fatto io, in qualsiasi maniera, in base anche all'habitat che volete stare. Poi magari se volete fare una cosa ancora più figa, magari si può andare a fare anche una roba del genere, nel senso magari la prendiamo leggermente più scura, non questo grigio qua, forse questo grigio ci potrebbe stare meglio, sì. Magari si può fare anche una roba del genere, andare a prendere qualche roccia e metterla in questa maniera qua, magari così da far vedere che proprio arriva da un monte di pietra, da un troll di pietra, una roba del genere, diciamo. Adesso ve la faccio vedere un pochino così, però sarebbe da magari fare tutta questa parte qua in roccia, però
Vedete voi poi. Sì, dai, ci sta alla fine, mi piace. Alla fine uno quando passeggia qua, quando arriva, vede questa cascatina su questo laghetto. Dai, non è male, non è male. Mi piace, mi gusta parecchio. Adesso mettiamo magari in pausa perché qua sta succedendo il delirio. A parte la ricerca completata di chi? Ah, bene, del varano del Nilo e del nostro amico elefante. Qui abbiamo altre gentaglie da salutare. Il benessere è basso qua, ma nessun custode va a guardare? Come mai, eh? Come mai, come mai? Che è successo? Mostra la pulizia. Maledizione, oh. Sti custodi. Non puliscono mai niente. Impressionante. Vediamo le lontre qui. Come stanno? Stanno bene, stanno bene. Guarda qua. Guarda qua. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia. Che cucciola. Ma che testolina tonda. Vedete che casino però. Che casino che fanno. Allora, è giunto il momento di andare a leggere qualcosina sui nostri nuovi abitanti qua. Classe mammiferi, ordine primati, famiglia Cercopithecidae, genere Mandrillus. Il mandrillo, o Mandrillus phoenix, è una grande scimmia che vive nelle foreste pluviali e negli altopiani del Camerun, Gabon, Guinea, Equatoriale e Congo. Ha una pelliccia grigio scura, la pancia bianca e una colorazione caratteristica sul volto. Una lunga striscia rosa che arriva fino in mezzo alle narici, con dei cuscinetti blu ai lati. Anche una barbetta gialla. Attenzione, una barbetta gialla. Il maschio del mandrillo è molto più grande e diverso rispetto alla femmina, con colori molto vivaci sulla faccia e sulle zampe posteriori. I maschi misurano tra i 75 e i 95 cm e pesano tra i 19 e i 40 kg. Le femmine misurano tra i 55 e i 66 cm e pesano tra i 15 e i 30 kg. Il mandrillo è classificato come una specie vulnerabile e, sebbene non si sappia quanti ce ne sono in natura, il numero sembra in forte declino. Una delle minacce maggiori è la perdita dell'habitat a causa del disboscamento delle foreste pluviali in cui vivono. Ma la minaccia maggiore è la caccia, in cui in alcune aree del Gabon la carne di mandrillo è considerata prelibata. Sono state istituite delle riserve per proteggere le foreste pluviali, ma si sa poco sulle popolazioni di mandrilli e sui risultati di queste contromisure. Sarebbero necessarie più ricerche e sforzi per la loro salvaguardia. Particolare, particolare. Comunque una piccola zona dell'Africa. Pensavo fosse un pochino più distesa, a dire il vero. Bisogni sociali. In natura il mandrillo è un animale socievole e vive in grandi gruppi. Il gruppo è spesso diviso in sottogruppi più piccoli composti da femmine imparentate, i loro cuccioli, un maschio alfa. I maschi beta vivono ai margini del gruppo finché non sono abbastanza grandi da essere scelti come alfa dalle femmine di un altro gruppo. Ah, attenzione. Entrambi i sessi hanno una gerarchia interna. Il maschio dominante è quello con più colori sgargianti sul muso e zampe posteriori, mentre la femmina dominante è quella che ha avuto più cuccioli. Madonna mia, che gerarchia. Riproduzione. Le femmine si accoppiano sia con il maschio alfa che con i maschi beta del gruppo, ma sarà il maschio alfa a fare da padre ai cuccioli. Ah, pensa te. Quando le femmine sono in estro, il maschio alfa diventa aggressivo con i rivali. La gravidanza dura 5 mesi e mezzo prima che la madre dia alla luce un unico cucciolo, che verrà seguito da vicino dalla madre per il primo anno, dopodiché inizierà a diventare indipendente. I giovani restano con la madre finché non compiono 6 anni, a quel punto i maschi diventano maschi beta solitari, mentre le femmine rimangono con la madre. Mazza, è casino essere un mandrillo, ragazzi. È problematico. Sistema di riproduzione poliginico. Vabbè, quello che è. Dominanza matriarcale più maschio alfa all'interno del gruppo. Ma voi siete scemi, ma come cazzo stanno messi questi mandrilli? Troppo complicato, oh. Madonna mia, tutta sta fatica per chissà che cosa. Mannaggia la miseria. Andiamo a vedere queste meravigliosità qua della natura. Vediamo un pochino che cosa ci viene detto. Sul varano del Nilo. Classiche rettili, ordini squamati, famiglia varani, di genere Varanus. Il varano del Nilo, o Varanus niloticus, è una grande specie di rettile che vive nelle zone non desertiche dell'Africa subsahariana. È stata introdotta anche negli Stati Uniti, nello specifico in California e in Florida, dove è considerata una specie invasiva. E come mai è stato introdotto?
Il varano del Nilo preferisce gli habitat vicino all'acqua e tende a vivere vicino ai fiumi. Entrambi i sassi sono simili e lunghi tra i 120 e i 220 cm, però 2,20 m di bestia, di cui più della metà sono costituiti dalla coda. Gli adulti variano di colore dal marrone al verde, con strisce scure sul corpo e macchie gialle sulle zampe e testa. I piccoli sono neri con macchie gialle accese. Bene, non è una specie in pericolo, ma in alcune zone dell'Africa vengono cacciati per la pelle e la carne. Secondo la medicina tradizionale, il loro grasso corporeo avrebbe proprietà curative, sebbene non ci sia alcuna prova scientifica a riguardo, come la maggior parte delle volte, probabilmente. Però non siamo qua a fare gli sciamani. Bisogni sociali. Il varano del Nilo è un animale solitario che preferisce stare da solo. Punto. Basta. Questo è il bisogno sociale del varano. Riproduzione. Dopo aver rintracciato la femmina tramite l'odore, il maschio la segue finché la femmina gli permette di accoppiarsi o finché lui non si arrende. Se due o più maschi si incontrano mentre rintracciano una femmina, combattono e il più piccolo dà la precedenza al più grande. Dopo essersi accoppiati, la femmina porta con sé le uova fino alla stagione delle piogge. Dopo una pioggia, scava un nido nel terreno morbido dove depone le uova che ricopre per lasciarle incubare per un periodo compreso tra i 3 e i 10 mesi. In base all'ambiente sarà. Il piccolo deve scavare per tornare in superficie e potrebbe dover aspettare la pioggia per riuscirci. Mentre altre volte la madre torna al nido per aiutare i piccoli. Una volta che i piccoli riescono a raggiungere la superficie, sono autonomi e raggiungono la maturità sessuale a 3-4 anni. Bene, bene, bene. Ok, mi piace, mi gusta. Mi gusta anche questo. Carucce, carucce. Vediamo se riusciamo a leggere anche magari due animali delle mostre. Sono curioso di andare a leggere lo scarabeo raro, ragazzi. Sono veramente curioso di andare a leggere sto accrocchio qua. Classe insetti, ovviamente, ordine coleotteri, famiglia Scarabeidi, genere Scarabeus, va bene. Lo scarabeo sacro è uno scarabeo stercorario originario delle dune costiere delle paludi mediterranee. È diffuso in Nord Africa, Europa e Medio Oriente. Ha 6 protuberanze oblunghe sulla testa e 4 su ciascuna delle zampe anteriori che formano una caratteristica raggiera intorno alla parte anteriore del corpo. Lo scarabeo sacro misura tra 10 e 25 centimetri. Beh, è una bella bestia anche lui, eh? E ha un corpo, è un carapace nero e lucido. Figa, ragazzi, è interessante. Bisogni sociali. In natura gli scarabei sacri sono solitari, ma maschi e femmine si uniscono per creare la palla di sterco che funge da nido o per contendersi partner e palle di sterco. È bellissimo sto animale, mi piace un sacco, è meraviglioso. Riproduzione. Usando la testa e le zampe, i maschi e le femmine scavano dei cunicoli per conservare lo sterco di cui si nutrono e in cui depongono le uova. Quando la femmina è pronta a riprodursi, inizia a modellare una palla di sterco per fare il nido. A questo scopo sceglie lo sterco più fine, non quello più grossolano che usa per nutrirsi. Giustamente c'è sterco e sterco, ragazzi, eh. Anche i maschi creano delle palle di sterco per attirare le femmine, spesso si scontrano per contendersele. Dal momento che la femmina segue la palla di sterco, il maschio che riesce a portare quest'ultima nella propria tana acquisisce anche il diritto di accoppiarsi. Mazza, oh, una partita a biliardo. Una volta all'interno della tana, la femmina modifica la forma della palla aggiungendo altro sterco in cima fino a creare una specie di pera. Sono degli artisti. A questo punto scava una piccola galleria sulla sommità dello sterco e depone le uova al centro della palla, dopodiché abbandona la tana. Dopo diversi giorni le uova si schiudono, liberando delle larve che iniziano a nutrirsi con lo sterco. Dopo 1-4 settimane le larve si impupano. Dopo circa 4 settimane dalla pupa emerge uno scarabeo adulto. Questo periodo può cambiare in base alla temperatura e all'umidità. Gli scarabei non si riproducono subito, prima infatti devono nutrirsi per far sviluppare le gonadi. Questo processo può richiedere anche diversi mesi a seconda delle condizioni ambientali e della disponibilità di cibo. Però, 5 anni vivono, sti accrocchi? Ah no, ragazzi, mi sono sbagliato. 10-25 mm. In effetti 10 centimetri, 25 centimetri erano delle belle bestie, cioè veniva un robo del genere più o meno. Scusate, pardon, pardon. Lo scarabeo Golia, vediamo un po'.
Classe insetti, ordine coleotteri, famiglia scarabei, di genere Goliatus. Lo scarabia o Golia, o Golietus golietus, è una grande specie di insetto che vive nelle savane e nelle foreste pluviali dell'Africa centrale. I maschi e le femmine differiscono in aspetto e dimensioni. Il maschio più grande raggiunge una grandezza compresa tra i 60 e i 100 mm. Ecco, questo arriva a 10 cm, infatti è abbastanza grosso. Ha un addome marrone scuro, torace marrone, strisce, zampe nere e testa bianca con un corno a forma di Y. Sì, in effetti si vede. La femmina ha strisce più sottili e corte sul torace. È più piccola e raggiunge una grandezza compresa tra i 50 e 80 mm e non ha il corno. Si hanno poche informazioni sul ciclo vitale di questa specie in natura. Si sa però che è minacciata dalla perdita dell'habitat causata dalla distruzione delle foreste pluviali in cui vive. Oraccio. Oraccio. Vediamo un po'. Lo scarabeo golia è un animale solitario e se non per l'accoppiamento, la competizione per i partner in natura non interagisce con altri esemplari della stessa specie. Sbatte il cazzo. Se non fosse per il mantenimento della specie, questo sarebbe per i cazzi sua volentieri. Riproduzione. Lo scarabeo maschio stabilisce un suo territorio da cui scaccia i maschi rivali usando il corno Y sulla sua testa e si riesce a individuare le femmine che lo attraversano tramite i feromoni. Una volta che si sono accoppiati, la femmina scava un nido in un terreno sabbioso e vi depone le uova, che si schiuderanno dopo 12-14 giorni. Le larve si nutrono di piante in decomposizione e resti animali che trova sul terreno fino a raggiungere il peso di circa 100 grammi. A questo punto si sotterrano, iniziano il processo per diventare pupe, processo che si protrarrà per 5 mesi e si schiuderanno dopo che la stagione delle piogge avrà reso il terreno umido. Ci vuole circa un anno prima che le uova si trasformino in scarabei adulti, a quel punto l'esemplare pienamente formato riemerge per cercare un partner. Ammazza, oh! Beh, come alcuni insetti, diciamo, è più lo stadio larvale pupa dell'intera vita che un insetto fa, diciamo. A sto punto direi che ci salutiamo qui, vi faccio vedere qua che cosa sto preparando. Questo diventerà un habitat, un po' particolare, ma un habitat. Adesso lo vedete così, ma sto cercando di fare qualcosa di caruccio. Devo capire un attimo come poterlo fare, però piano piano probabilmente lo modificherò ancora, ma questo era, diciamo, il progetto iniziale, poi probabilmente verranno fuori delle modifiche, che sarebbe poi l'habitat di cui vi parlavo, che può arrivare fino a 500 esemplari, questa bestiola, quindi l'andremo a inserire probabilmente alla prossima volta e andremo a fare un bel habitat grosso anche qua, perché ho già preso l'animale che andrà a inserirsi qua, quindi sempre per il bioma africano. Poi magari ci spostiamo perché va bene, bellissima l'Africa, il bioma africano, gli animali, però mi sta anche un po' rompendo le palle, vorrei andare oltre, andare da qualche altra parte. Quindi io spero che come al solito vi sia piaciuto, io magari mi vado a guardare qualche babuino qua, qualche mandrillo che fa la sua giornata tipo, giustamente come giusto che sia, e nel mentre ce lo gustiamo, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto, un commentino per farmi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!